Namaste! In questo video voglio fare il mio secondo What I Eat in a Day. Siccome il primo video vi è piaciuto tanto, tra l'altro vi lascio il link qua sotto, ho deciso di farne un altro. A differenza del primo, questo è molto più healthy e molto più adatto a tutte le persone anche che stanno facendo una dieta. In questo video vedrete ma tanto avocado. Io amo veramente tantissimo l'avocado. È una delle scoperte più belle che io abbia mai fatto in questa vita, perché è un cibo magnifico, buonissimo. In realtà non so se è una frutta o se è una verdura, fatemelo sapere. Comunque, resta il fatto che è buonissimo e ve lo consiglio un sacco di provarlo, perché veramente se non l'avete mai provato vi perdete tutto. E niente, non voglio essere noiosa, quindi vi lascio al video. Allora, la mia colazione di oggi è ovviamente il succo di frutta, sempre quello multifrutti che contiene la carota, la mela, un sacco di cose che fanno bene, e poi mi mangio questa banana. Per pranzo mangio questo piatto di insalata fatto con un po' di tutto: avocado, salmone, pomodorini, cannelloni, insomma un po' di tutto. Adesso ci ho aggiunto anche un po' di semi di papavero, quando ve lo faccio vedere non li avevo aggiunti, quindi se volete potete aggiungere anche quelli, perché mi sono ricordata dopo. Vi riempie un sacco, quindi non c'è bisogno che fate un sacco di cose per accompagnarlo. Ho già tagliato l'insalata e i pomodori a pezzetti e li ho conditi con un po' di sale e un po' di olio. Vi voglio far vedere giusto un attimo l'interno dell'avocado, che è veramente meraviglioso. Ho messo anche l'avocado tutto tagliato a cubettini e come vedete l'ho veramente riempito perché amo l'avocado. Ho appena aggiunto un po' il salmone affumicato, l'ho tipo sfilettato. L'ultimo ingrediente sono i cannelloni. Li ho messi soltanto dalla mia parte perché a Davide non piacciono tanto. Ed ecco i tosti, alla fine ho deciso di aggiungere anche un po' di origano e non potete veramente immaginare l'odore buonissimo che si sente nell'aria. Come vedete sono dei toast buonissimi, facili e veramente super veloci da preparare. Allora, ho già tostato il pane, l'ho fatto semplicemente in padella, l'ho imburrato un po' con questo burro qua della Valle, è senza grassi idrogenati ed è 100% vegetale e tra l'altro è molto più morbido del burro normale. Allora, per cospargere l'avocado sopra il toast basta che semplicemente fate tutti questi tagli. Peccato che questo è ancora un po' duretto, non è morbido come quello che ho usato per l'insalata. Lo mettete direttamente sopra il toast, li schiaccio un po' sopra il toast. Sono quasi pronti, voi li potete mangiare così oppure come facciamo noi. A noi piace condirli, soprattutto a Davide li piacciono un sacco conditi. Li condirò con un po' di sale, un po' di olio, giusto un po' di pepe e un po' di semi di sesamo e sono veramente stra super buoni. Come merenda ho mangiato due Kinder Delice, non insieme, a orari differenti. Di solito mangio la frutta, però dipende da cosa ho voglia. A volte il mio corpo ha veramente bisogno di cioccolato e Kinder Delice mi piacciono veramente un sacco, sono buonissimi. Per cena mangio semplicemente mezzo yogurt con un po' di mirtilli. Poi vi farò vedere lo yogurt che uso perché trovo che sia veramente buonissimo. Purtroppo non avevo un recipiente più piccolo da mettere, comunque non avevo tantissima fame perché come avete visto il pranzo era veramente super sostanzioso, quindi la fame era poca. Ho semplicemente usato un po' di yogurt greco, io uso questo qua della Olympus e ve lo consiglio un sacco, sinceramente mi piace molto di più del Total Taste, quello famosissimo, e tra l'altro questo costa soltanto 99 centesimi. Però il Total Face ha 0% di grassi, questo ne ha 10%, quindi vabbè, alla fine è quasi lo stesso.
Poi lo accompagno ovviamente con i mirtilli. Mi sono dimenticata di chiudere il video, mi dispiace un sacco. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se volete vedere altri video di questo genere, non dimenticate di iscrivervi e di mettere mi piace. Ci vediamo al prossimo video, ciao!